Allora, buonasera a tutti, io sono Sonia Fiore, per chi non mi conosce, sono appunto candidata con la lista se non da quando per Cettina Sindaca. Siamo qui oggi appunto per un incontro prettamente informativo. Abbiamo appunto diversi interventi e il nostro obiettivo di questa sera è appunto informare le donne in primis e le famiglie in generale su quelle che sono le opportunità per chi lavora e che lavora e gestisce bambini, e opportunità sia appunto governative come fondi di sostegno, sia appunto opportunità educative legate appunto alla, innanzitutto questa struttura che ci ospita, appunto questo nido piccoli passi gestito da Ilaria Lembo, che è un'educatrice che fa questo lavoro da tantissimi anni. La ringraziamo appunto per averci accolto questa sera. E appunto lei è impegnata con i bambini prettamente da 0 a 3 anni, però fa tantissimi progetti anche per i bambini più grandi, come campi estivi, come corsi di inglese, e su questo insomma è sicuramente come noi attenta in primis all'educazione dei nostri figli, l'educazione ai valori, l'educazione a, diciamo, a costruire nei nostri bambini un senso di, appunto, dello stare insieme, del rispetto, che secondo noi è fondamentale, prima oltre ovviamente al gioco, al momento ludico. Come primo intervento appunto Vladimiro Iannace, che appunto gestisce insieme ad Ilaria questa struttura, ci parlerà dei nuovi fondi INPS per le donne che rientrano al lavoro dopo la maternità. Voi sapete che appunto molte donne che vorrebbero lavorare, che vogliono dare un apporto appunto tramite il lavoro, spesso non lo fanno perché devono gestire i bambini molto piccoli e non sanno come organizzarsi. Appunto le strutture ci aiutano, la struttura di Ilaria è sicuramente molto valida, l'ho fatta da tanto tempo, però adesso anche il governo ha messo a disposizione dei fondi a sostegno delle mamme lavoratrici perché possano rientrare subito al lavoro dopo la maternità e essere sostenuti appunto nel economicamente per portare appunto i figli presso strutture di asilo nido. Dopo Vladimiro appunto avremo un altro intervento, che è quello di Loredana Vagliano, che è con noi candidata nella lista se non va quando con Cettina Capuano, e che ci parlerà di un progetto molto interessante che è unico su Cavalli Tirreni ma anche unico in Campania, che si chiama Progetto Piedibus, e che appunto è improntato sul discorso della pedonalizzazione della città e dell'educazione dei bambini alla pedonalizzazione, quindi a camminare a piedi. Questo progetto è partito sulla scuola di San Lorenzo, Carducci Trezza, ma diciamo il nostro impegno, l'impegno in Cettina Capuano, l'impegno del suo programma è quello di estendere questo progetto a tutte le scuole di Cavalli Tirreni. E quindi Loredana ci spiegherà come funziona il progetto e che cosa significa anche per i bambini il camminare a piedi, il socializzare, il stare insieme agli altri bambini, che è un momento appunto importante. E se riesce avremo anche l'intervento della titolare della libreria Marco Valdo di Cavalli Tirreni, non so se la conoscete, è una libreria per bambini che oltre appunto alla vendita dei libri si occupa anche di attività sempre educative per i bambini di varie età, e noi diciamo l'abbiamo invitata perché loro stanno affrontando un progetto molto interessante che si chiama Educazione alle differenze, appunto diverso da chi, che insegna appunto i nostri bambini ad accettare chi è diverso da noi e ad educarli a capire che appunto la diversità è un arricchimento e non è una cosa insomma da discriminare, perché la discriminazione porta sempre violenza, porta sempre cattiveria, mentre invece noi siamo per insegnare ai nostri bambini ad accettare anche chi è diverso da noi dal punto di vista fisico, dal punto di vista culturale, religioso,
e quant'altro. Insomma, è importante che loro imparino, perché già da piccoli, a capire che la differenza è sempre arricchimento. A conclusione, appunto, Cettina diciamo, chiuderà questa giornata, appunto, donne, bambini, lavoro, su appunto le linee guida del suo programma e il suo impegno fattivo e diciamo determinato per le donne, per le famiglie, per i bambini, per appunto chi non sempre viene messo al centro dei programmi politici. Io volevo ricordarvi, insomma, anche a chi spesso sento dire no, a me la politica non interessa, sì, politici no, la politica è la nostra vita quotidiana, le strade su cui camminiamo, i parchi dove portiamo i nostri bambini, tutto riguarda la politica, quindi interessarsi alla politica significa avere cura per la realtà che ci circonda, per il mondo in cui viviamo, e interessarsi è importante, ed è importante che chi parla per noi, chi legifera per noi abbia la nostra stessa idea. Quindi passo la parola a Vladimiro e vi ringrazio tutti per essere venuti. Una piccola premessa prima di arrivare al bonus di Pinterest. Voglio presentare la nostra struttura che è aperta da ottobre 2012 e autorizzata dal Comune di Cava di Regno. E diciamo, questo ci ha permesso di arrivare all'accreditamento nel mese di febbraio 2013, perché solo con l'accreditamento al Comune c'è la possibilità di accreditarsi all'INPS. E quindi sono passaggi fondamentali. E la nostra struttura, oltre a essere accreditata con il Comune, è convenzionata anche con l'Università di Salerno per quanto riguarda i tirocini, l'Università di Solo Server in casa, e con Tecnica 2000, una scuola di formazione che dà diplomi di agricoltrice. Inoltre, organizziamo anche dei corsi rivolti ai genitori con il parapediatrico, che si occupa di corsi di primo soccorso pediatrico, corsi di sostruzione, e questi verranno pubblicati di volta in volta sul nostro sito Facebook. Per arrivare al bonus IMPS, che diciamo una cosa fondamentale è l'informazione, cioè informare le persone, perché addirittura siamo arrivati al punto che c'è stato un genitore che è venuto da noi passando all'INPS, l'INPS non conosceva di questa cosa. Quindi bisogna informare. Il bonus in pratica consiste, è rivolto alle mamme lavoratrici che alla fine del congedo di maternità obbligatoria rinunciano al congedo parentale, quello facoltativo. Rinunciando a questo congedo parentale facoltativo hanno la possibilità di sfruttare un bonus dell'INPS per 6 mesi per avere dei servizi di asilo nido gratuito. Questo bonus è rivolto alle mamme lavoratrici dipendenti pubblici e privati, libere professioniste iscritte alla gestione separata. La domanda va presentata per quest'anno entro il 31 dicembre 2015 e scusate. Sì. Entro il 31 dicembre 2015 e possono presentarlo entro gli 11 mesi successivi alla fine della maternità obbligatoria. Quindi se per esempio la maternità obbligatoria dovesse finire nel mese di dicembre 2015, possono presentarla cioè entro il 31 dicembre 2015, però se la maternità dovesse finire a gennaio 2014, hanno di tempo 11 mesi alla fine della maternità obbligatoria per presentare domanda per questo bonus. Il bonus viene erogato direttamente all'ente
e dà facoltà al genitore di non pagare l'asilo nido per 6 mesi. Se ci sono domande, ok. Sono stato chiaro? Finora a casa qualcuno ha usufruito di questo bonus? Allora, attualmente no, però c'è un genitore che sta facendo la procedura. Sì. E diciamo che è assurdo che con un bonus attivo dall'anno scorso, già l'anno scorso era attivo, non lo sa. Quest'anno è stato prolungato fino al 31 dicembre 2015 e si parla che dovrebbe essere prolungato per altri 3 anni. Scusate, non l'avevo chiusa. Va bene, altre domande? Io ho chiesto questa domanda perché era interessante capire sul territorio quante persone fino ad oggi abbiamo usufruito, ma come mi stai dicendo? Sì, perché anche perché diciamo l'accreditamento nostro dal comune è arrivato a febbraio, quindi ci siamo dovuti accreditare all'inizio solo a febbraio. E quindi ma far conoscere questa cosa era onere di chi? Della struttura o del comune? Questo è importante capire perché è un servizio dell'INPS, però sì. Il comune avendo dato l'accreditamento avrebbe potuto anche, quindi noi chiediamo anche che il comune faccia carico di un'iniziativa di questo tipo che ti puoi collegare perché poi forse è un po' diverso, quindi visto che stiamo parlando del... Vabbè, voglio prima dirvi chi sono, in effetti mi chiamo Cettina Capuano, non mi guardate come candidata da sindaco, guardatemi come una di voi, io sono una cittadina prima di tutto. Vedervi a voi, come dire che avevate quasi timore a darvi la mano, sono una cittadina, sono uguale a voi, sono stata mamma, sono stata solo una moglie e mi sento molto vicina a voi. Perché una donna? Perché voglio dire, è venuto il momento in cui spesso non si parla di donne, cioè nella nostra città una qualità di vita per le donne non c'è, soprattutto perché io sono stata una mamma, insomma, con lavoro e che correva più non posso. Ancora oggi invece ragazzi abbastanza grandi, 22 e 25 anni, il freno non lo riesco a mettere più, quindi voglio evitare che voi giovani donne mettete questa marcia dentro e non vi riuscite a fermare più. Non vi voglio spaventare però, perché voglio dire, io sono anche una tipo molto, che riesco a fare un sacco di cose insieme, ma tutte le donne fanno questo, voglio dire. Allora perché? Perché ho pensato la qualità di vita di una donna è molto importante. Boh, non voglio discriminare gli uomini, però penso che una donna, se migliora la propria qualità, si porta appresso l'anziano, i bambini e tutto. Insomma, quindi ho pensato la società è concentrata su quello che la donna riesce a fare nella società e per la società, e quindi una qualità di vita, se miglioriamo la nostra, miglioriamo per tutti. Faccio parte di un movimento che si chiama Se non ora quando, che è un movimento che è nazionale, di cui io sono la referente a capo. Allora ho preso a volo, ho detto voglio essere candidata donna, voglio rappresentare le donne, le cittadine, tutte quante. Allora ho già un movimento del quale fa parte anche Sonia, con quale abbiamo fatto un sacco di cose a capo, anche se sono state un po' invisibili e nascoste, però noi abbiamo fatto parecchio e abbiamo preso questo movimento. Allora, che cosa faccio nella vita? Io ho lavorato per 24 anni di centri vendite, quindi dei tirocini che parlava lui, ne so parecchio, insomma. Del problema che parla lui, delle istituzioni che fra di loro non riescono a scambiarsi le informazioni, ne so parecchio, insomma. Tanto è vero che da quello che dice lui, una delle prime azioni che io voglio fare con il movimento e con, voglio dire, sono la candidata a sindaco, ma sostanzialmente un gruppo ben nutrito soprattutto di donne, ma anche di uomini che mi segue e che vogliono con me intraprendere questa avventura. Una delle prime azioni che voglio fare, e penso che su questo siamo d'accordo tutti, è fare un ufficio nell'ambito del comune polivalente, quello che diceva lui, mettere INPS, centro per l'impiego, voglio dire tutti gli uffici, anche una parte della scuola, dove quando il cittadino arriva può avere una risposta a 360 gradi, senza che va girando ovunque. Chiaramente, come dicevi tu, si tratta di trovare delle persone che sono competenti, qua stiamo sempre là. Cioè una persona che è competente ti sa da tutte le problemi. Se tu vai all'INPS puoi trovare qualcuno che non si interessi della cosa, ma è un po' grave, insomma. Io se faccio parte dei centri per l'impiego e tu entri,
quasi ti do la notizia dall'INPS a tutto il resto sul mondo del lavoro. Noi dobbiamo cercare di fare un ufficio al comune dove da quell'ufficio uno se ne esce con, si chiama accoglienza sostanzialmente, prima accoglienza, dove uno sa benissimo dove poter andare all'ASL, al centro dell'impiego, agli invalidi civili, a tutto quello che è presente sul territorio, in modo che uno non esce pazzo e dice ma sono andato là, mi mandano da qua, e insomma, una delle prime azioni è questa qua, in effetti. Per quanto riguarda i tirocini formativi, io sostanzialmente facevo questo, cioè io in effetti ho mandato dei ragazzi a fare dei tirocini in aziende presenti sul territorio cavese, con il patrocinio della provincia, perché voglio dire, i centri per l'impiego sono di competenza provinciale, e con l'avallo economico di un piccolo riconoscimento, di un buono studio, insomma, che davamo ai ragazzi, e con i tirocini che alcuni di loro hanno fatto nelle nostre aziende cavesi, ma non solo, perché l'ho mandato pure fuori dal territorio cavese, i ragazzi sono stati assunti, sono 4 ragazzi della grafica meridiana, ma ci sono tantissimi altri ragazzi che sono stati assunti. Facevo anche i tirocini per quanto riguarda il geometra, convenzioni, geometra e tutti gli uffici privati che erano quelli degli architetti, dei geometri, che facevano entrare direttamente durante l'arco dell'anno di studi i ragazzi nei propri studi. Spesso, come dire, scoccava la scintilla tra datore di lavoro e il ragazzo, e si creava così l'opportunità per andare a lavorare. Poi purtroppo per motivi non miei, perché non me ne sarei mai andato, io quello so fare e quello voglio fare, insomma, ho avuto un po' di problemi col mio capo e sono dovuto andare, quindi sono 4 anni che lavoro alla provincia, ma faccio tutt'altro lavoro per il quale, voglio dire, sono spesa male, secondo me. Quindi mi pagano e mi... ma lavoro comunque, però non sono produttiva come lo ero qua a capo per il centro per l'impiego. Tutti mi dicono torna qui, ci dovrei fare il pensiero, tu se ne vai in pensione, forse torno. Forse me ne vedo, insomma. Voglio dire, la mia candidatura è proprio questa, quindi io, come dire, sono vicino alle donne, noi vogliamo creare un da sola non vado da nessuna parte, perciò vi ho detto io sono una cittadina, non sono la candidata, sono la candidata sindaco per l'occorrenza, però voglio dire, sono prima di tutto una cittadina. Voglio un movimento, lo dicono tutti, poi mi dicono, ma questo lo dicono tutti, no? Ma io dico veramente, cioè nel senso che quando io faccio una cosa ci credo, e con me ci devono credere tutti. Allora, voglio creare un movimento che parte dal basso, cioè nel senso che voglio fare i contatti di quartiere che mi riportano le notizie anche che sulle varie frazioni, quello che succede sulle varie frazioni, perché c'è uno scollamento, nel senso che la città cava vive diversa da quelle che vivono le frazioni. Abbiamo delle frazioni bellissime che potrebbero anche essere utilizzate per altro, insomma, perché per esempio andare all'Alessia e entrare sotto quella, dico quello per dire quello, ma faccio solo un esempio, ed entrare sotto a quel porticato e farsi tutto il passeggio sotto l'Alessia, creando degli eventi, potrebbe essere un'opportunità per, come dire, per attirare gente. Parlo anche di ridistribuzione delle tasse, della tassazione. Significa che i cittadini che pagano le tasse sulle frazioni devono vedere una parte di quei soldi investiti presso il loro territorio, perché se no dicono mai perché vai di tasse, perché a capo dobbiamo mettere i cestini, o perché una volta c'erano le fioriere, non so se voi siete un po' giovani, ma mi sono delle fioriere a cava che era una base di legno. Dopo un po' io mi girai, non le vedevo più, facevo qualche cambio, andavo a fare una passeggiata all'Alessia e le trovai tutte quante da su. Quindi voglio dire, bisogna incentivare anche quelle che sono le frazioni, perché tra l'altro noi viviamo molto di più in frazione che in città, cioè secondo me la maggior parte dei cittadini sono concentrati sulle frazioni, l'Annunziata secondo me è una delle zone più carine, più belle che ci sono, insomma, voglio dire, l'Abbadia, ma non posso dire... Sono innamorata di Cava, quindi perché mi sono candidata? Non me lo chiedevo pure io, perché voglio dire, un lavoro abbastanza serio, abbastanza impegnativo. Una sera salendo dai portici mi chiedevo perché. Perché ve l'ho detto prima, ma anche perché, come dire, mi sono accorta di essere innamorata di Cava, a tal punto da dover dire io voglio investire 5 anni della mia vita in quello che è il bene per Cava di Tirreni. Ma quello che è sostanziale è che voglio creare un'opportunità, quindi vi invito tutti a avvicinarvi anche a noi, perché da soli non facciamo niente, un'opportunità per tutte le giovani donne, i giovani ragazzi, per creare veramente un'alternativa, come diceva Sonia, politica, perché noi poi quando mettiamo i piedi per terra la mattina facciamo politica, quando decidiamo
che tipo di scuola deve frequentare il nostro figlio, facciamo politica. Quando prendiamo qualsiasi decisione nell'ambito della famiglia è politica, quindi non diciamo che la politica non distrae dalla politica, siamo molto più vicini di quanto pensiamo di stare in politica. Non vi voglio più, come dire, chissà che cos'altro dire, secondo me, come vi dovete avvicinare anche voi, sarei felice di vedervi un'altra volta, insomma, di incontrarvi in altri incontri che noi andiamo, ci apprestiamo a fare su tutto il territorio cavese. Il nostro movimento si chiama Se non ora quando, quindi sarà, dopo vi faccio vedere, là ci sarà anche le locandine, vi faccio vedere proprio il logo, ma ve lo fa vedere. Non sono sola in questa corsa, perché ho chiesto mi sono aperta anche altre persone che mi vogliono dare una mano, sarebbe una pazza se dovessi pensare che sono da sola e vado avanti da sola, ho bisogno di aiuto. E in questa esperienza mi sono subito venuti in aiuto sia di Fondazione Comunista che altre forze che sono concentrate in una lista, in una sola lista civica che appoggia la mia. Quindi noi abbiamo la nostra lista civica e un'altra lista civica che ci appoggia. Se avete domande poi me le fate, mi domanda tutto quello che potete. Voglio rappresentare una parte di cittadini di cui oggi ci si è dimenticati completamente. Quelli che vanno sono fasce deboli, quelli che sono disoccupati, quelli che non hanno un piatto da mangiare. Noi parliamo di reddito di cittadinanza, ma parliamo anche di un fondo sociale, tagliando la speculazione che abbiamo solo al comune, sarebbero tutte le consulenze di cui sentite parlare, eccetera, eccetera, rivalutando anche i ruoli che tengono gli impiegati, perché ci sono un'impiegata, prima sono una cittadina e poi sono un'impiegata, e spesso a noi non ci utilizzano per quello che sappiamo fare, perché devono prendere il figlio di o il parente di, eccetera, non te lo dico, mi avete le piene le tasche, lo sapete benissimo, insomma. Quindi possiamo fare anche un fondo sociale, cioè un osservatorio della povertà, aiutare quella povera gente che oggi veramente non sa come deve fare. Oggi pure separarsi diventa difficile, perché non cambia nell'uno e nell'altro, insomma, perché voglio dire, con un reddito difficile oggi vedere come fare, prendersi una casa, eccetera, eccetera. Fa piacere sapere che questa struttura ci ha ospitato oggi, siamo molto contenti. Marco Valdo lo conosco perché lo seguo anche se non sono venuta, però vi conosco, so che cosa fate. Sono due realtà, voglio dire, importanti sul territorio cavese, perché voglio dire, di supporto alle donne non c'è granché. Io per esempio ho visto la differenza che c'è in Danimarca, dove incentivano le donne ad avere figli, si lamenta in Italia che non facciamo figli, ma voglio vedere, cioè senza lavoro, senza poter avere incentivi e con le corse che noi facciamo le giovani donne ci pensano molto a fare un figlio, ecco perché poi si allunga anche l'età in cui uno fa il figlio, diventano sempre più grandi e quindi ne hanno sempre di meno. I figli sono la nostra speranza, il nostro futuro, ecco, è quello che noi dobbiamo fare per poter creare un'Italia migliore, senza bambini, con solo noi che rimaniamo o con i giovani nostri che se ne vanno dall'Italia, non ce la possiamo fare, secondo me non ce la facciamo. Ci sono motivazioni serie per cominciare a pensare di fare rete, di metterci insieme. O cadiamo tutti in questa crisi o tutti possiamo riuscire a risollevarci. Questa è quella, è la parola chiave per superare questa crisi. Certo, andare meno verso un'Italia del consumismo, un'Italia dove tutti devono tenere il telefonino, la macchina e tutto, non rinunciamo a niente, però dobbiamo cominciare a pensare di, come dire, di ridimensionare determinate cose, di tornare un po' indietro, pensare di la spazzatura per esempio sui rifiuti, pensare di veramente di riuscire a riciclare tutto, tutto significa anche i vestiti dei vostri bambini.